Siamo padre Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, siamo la 33ª domenica del tempo ordinario, che è la penultima. Domenica prossima sarà già la festa di Cristo Re, che come sappiamo chiude l'anno liturgico. La liturgia della Chiesa in queste ultime due domeniche, anche domenica prossima, ci fa riflettere particolarmente sugli eventi della fine, cioè su quello che attende la fine del tempo e della storia. Discorso che da noi deve essere approcciato, come Gesù ci raccomanda nel Vangelo, non facendo domande, come dire, di curiosità, tipo quando ci sarà la fine del mondo. Perché voi sapete che la conoscenza del futuro è una cosa che a tutti quanti ci alletta un po', ma a Dio non piace chi si mette a indagare il futuro. Pensate che Gesù usa un'espressione che alcuni eretici hanno fuorviato, quanto a quel giorno o quell'ora abbiamo sentito dire: non lo sa nessuno, né gli angeli nel cielo, né il figlio, ma solo il padre. Allora sapete, alcuni eretici che hanno detto, dice, ah, il figlio sarebbe Gesù, giusto? Quindi non lo sa manco lui l'ultimo giorno, ma se non lo sa non è Dio, perché se lo sa soltanto il padre, allora il figlio non è Dio come il padre, capite? Ovviamente Gesù non intendeva dire questo, ma dice non lo sa il figlio non in quanto Dio, ma in quanto uomo, cioè sapete che Gesù ha due nature, è vero Dio come il padre, ma uomo come noi. La conoscenza di quel giorno Gesù ce l'ha, ma in quanto Dio, non in quanto uomo. Capite? Per dire una cosa di questo genere, cosa sta dicendo? Non fidatevi di nessuno mai che vi parli delle cose future, meno che mai di queste. Capite? Perché su questo Dio ci ha messo un sigillo, non si sa. Perché non si sa, fratelli e sorelle mie carissimi? Perché a nostro Signore non piacciono i curiosoni, quindi quelli che si imbarcano in domande indiscrete o in cose non necessarie. Dio ci dice soltanto le cose che sono utili, necessarie o importanti, e se noi imparassimo a prendere un pochino d'esempio da Lui, che avessimo la bocca soltanto per dire cose utili, necessarie, importanti, e non per fare troppe chiacchiere, camperemo anche noi molto molto meglio. Ora, qual è la cosa importante, le cose fondamentali da sapere riguardo queste cose? Uno è che la storia cammina verso una fine. La storia dell'umanità, come dire, è come la storia di ogni singola vita umana. Ci abbiamo una data di nascita, e per quanto molti di noi facciano gli scongiuri quando si parla di queste cose, ci avremo una data di morte, d'accordo? Sicuro, tutti quanti, nessuno escluso. Quindi c'è un momento alfa e c'è un momento omega, c'è un principio e una fine. Cosa succederà a noi, siamo nel mese di novembre, al termine della nostra vita? Ci presenteremo davanti al Signore come persone singole, a rendere conto di quello che abbiamo fatto, dell'anima che Lui ci ha affidato, di come abbiamo vissuto la nostra vita terrena. Dopodiché la nostra anima, a seconda di quello che ha fatto in questa vita, perché lo decidiamo noi, sapete che la Chiesa ci insegna che alla morte c'è il giudizio particolare, ma sapete chi è che fa il giudizio particolare? Siamo noi che ce lo facciamo da solo, perché Dio prende semplicemente atto di quello che tu hai fatto. Non, bene o male che sia, sei tu, capito, che stai decidendo giorno dopo giorno, ti stai scrivendo come era la tua vita terrena e come era anche la tua vita ultraterrena, perché quello che si fa si raccoglie, questo è vero in ambito, come dire, profano, umano, ma però anche in ambito soprannaturale. Noi esattamente avremo quello che stiamo seminando, né più né meno. E poi sapete, no? Che voglio ricordare, inferno, paradiso, purgatorio. Che succede alla fine del mondo? Alla fine del mondo ce l'ha ricordato la prima lettura, quello che succede. E qui, attenzione, perché anche la preghiera introduttoria, che forse ne leggerò, dice questo: prima della fine del mondo ci sarà un tempo di grande tribolazione, questo lo dicono anche tutti quanti i Vangeli, un tempo travagliato, doloroso. Addirittura la mia scrittura dice come non c'era mai stato dal sorgere della nazione fino a quel tempo. E che cosa succederà? Quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno. Attenzione che dopo
l'omeria, noi faremo come ogni domenica il credo. Come termina il credo? Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Questo noi lo diciamo, voi sapete che la parola Amen è una parola pesantissima, si usa tanto nella liturgia. Sapete cosa vuol dire Amen? Chi lo sa cosa significa Amen? Alzi la mano. Non vuol dire così sia. Tutti pensano che vuol dire così sia. Ma perché così sia sarebbe, speriamo che così sia. Quando io do la comunione e dico il corpo di Cristo, non bisogna rispondere Amen. Ma allora è che così sia, dice, ma chi lo sa che c'è sta Gesù qua? Speriamo. No, tu dici Amen, cioè io dico il corpo di Cristo, io non c'ho nessun dubbio che questo è il corpo di Cristo, ok? Quindi quando al termine del credo diciamo aspetta, se Amen, e tu hai appena detto le ultime cose che hai detto, cioè voi ci avete, chi di voi non c'ha nessun dubbio che alla fine della storia è vero che passiamo verso la morte? Guardate, giriamo un po' l'anno, vi do il permesso di guardare un po' in giro, sapete che durante la messa non si può guardare in giro, guardiamoci un po' in giro, guardiamo queste facce che ci abbiamo, guardate qua, vedete, questo si tocca, chi ci crede che questo corpo che consegneremo alla terra, io questo lo riprendo, capito? Se qualcuno gli sta antipatico, se ne fa una ragione, perché questo sicuramente lo riprenderò, speriamo di riprenderlo per il bene, perché capite, gli uni alla vita eterna, e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Voi sapete che dopo il giudizio universale c'è più purgatorio, cioè il rimangono solo il paradiso e ahimè, perché bisogna dire ahimè, ma purtroppo così è, l'inferno. Ma i morti li risolvono tutti, ci crediamo tutti. Guardate che nella preghiera introduttoria, che generalmente non si ascolta molto bene, io ho detto queste cose a nome di tutti, quella che si dice all'inizio della messa: o Dio che vedi sulle sorti del tuo popolo, accresci in noi la fede che quanti dormono nella polvere si risveglieranno. Ho chiesto accresci la fede, perché non è mica tanto facile crederci. Voi sapete che i cimiteri, sapete cosa vuol dire in greco kyubiuterion? Siamo sempre nel mese di novembre, quindi facciamo un'omelia anche un po' in tema con il mese dei defunti. Kyubiuterion in greco significa dormitorio. Cosa ci ha detto? Molti di quelli che dormono nella regione della polvere, sapete cos'è la morte secondo i cristiani? È un sonno un po' più lungo. Adesso c'è una bella dormita, la mattina sveglia e dice, già sono andato a fare, ti preoccupare, quando è la morte voi fate una dormita, chi lo sa, capite? Pensate quelli che sono morti 1500 anni fa, non dormono, capite? 1500 anni di dormita, una bella dormita, ma è una bella dormita, capite? La dormita finisce con il risveglio, la mattina la svegli, capite? Cioè la morte termina con la risurrezione, capite? La morte non è l'ultima parola, la morte è la penultima parola, non è l'ultima. Ecco perché Santa Madre Chiesa, ogni tanto non riparlo di questa cosa perché siamo al mese d'atto, non pensiate che Santa Madre Chiesa, adesso le cose, adesso la Chiesa approva la cremazione, dico. Io ogni tanto mi tolgo gli occhiali e adesso dico, la Chiesa approva la cremazione, la Chiesa non ha mai approvato la cremazione, la approva anche adesso. La Chiesa consente di celebrare il funerale religioso a chi opta per la cremazione, purché lo faccia per buone motivazioni che devono risultare, ma la Chiesa non ha mai consigliato un atteggiamento di questo genere, perché i cristiani sono diventati cimitero, è una forma di rispetto verso quel corpo che è stato santificato, in cui questo corpo, noi tra poco, molti di noi, quelli che stanno in grazia di Dio, speriamo in molti, sa fare una comunione. Che cosa ricevo con la comunione? Io ricevo il corpo di Cristo, queste membra sono santificate dal corpo di Cristo, capito? Chi te tocca? Se uno esce dalla chiesa senza fare ringraziamento, capito? Cioè, prima dei 15 minuti che sei dissolto all'ostro, se sei porta a spasso Gesù Cristo, sapete che chi vi tocca deve stare attento a quello che tocca, che sta toccando il nostro Signore. Cioè, avete mai pensato? Guardate che queste non sono favole, non sono rappresentazioni teatrali. Cioè, al corpo di Cristo rispondete Amen, e tu, in un momento diventi una cosa sola col corpo, col sangue, con l'anima e con la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Questo corpo qui, capite la dignità che assume un corpo di questo genere?
Certo, passa per la mortificazione della morte, ma taglia fuoco non è mica una cosa tanto bella, insomma. Non è una cosa molto dignitosa. Certo, si può fare per ragioni necessarie in certi casi, capite? Quindi la Chiesa è sempre ovviamente aperta alle possibili, capite? Non esistono leggi assolute in questo mondo, assolute soltanto Dio. Ma i cimiteri, ripeto, se li sono inventati i cristiani, perché i morti li bruciavano i pagani perché pensavano che te lo portano cenere a casa, che dopo la morte è finito tutto, quindi rimane un mucchietto di cenere e lo porto tutto a casa. Ma noi questo non abbiamo mai pensato. Allora, uno dei punti fondamentali, questo lo vedremo nelle prossime numerie, è questo: alla fine della storia ci sarà la risurrezione della carne dopo il ritorno di Cristo. E tu ci credi? Credere veramente a questa cosa comporta anche un rapporto santo che noi abbiamo con il nostro corpo e che oggi dobbiamo tutti quanti ripararlo, eh? Perché oggi il nostro corpo è idolatrato in questo mondo e poi è maltrattato con pratiche di questo genere, capite? Oggi è tutto quanto sbagliato, sono molte cose che dobbiamo resettare e rivedere. Però questo è un articolo di fede. Ravviva la fede che i morti si risvegliano. Noi ci crediamo che la morte è un sonno più lungo che termina con la risurrezione, dicendo amen, quindi così è, oppure boh, oppure speriamo. Ecco. Bene, con questo spirito ci introduciamo alla celebrazione di questa Santa Messa, chiedendo davvero, come abbiamo fatto all'inizio di questa Santa Messa, al Signore che ci rafforzi in questa fede e ci aiuti a vivere la nostra vita terrena con lo sguardo sempre rivolto a ciò che ci attende e che ci costruiamo ogni giorno, vivendo più o meno santamente, più o meno in comunione e in amicizia con nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.